visto entrare Manuela, mi si è stretto il cuore veramente, mi ha preso il magone. Diciamo che in questo periodo mi sono documentato un po' su quelli che potevano essere i pilastri che, sul quale si fondano e si regge l'amore, ecco, più forte. In internet, perché ormai si ricerca un po' tutto quanto in internet, viene detto che i pilastri fondamentali per celebrare un amore sono la passione, l'intimità, l'impegno, valori senz'altro importanti, ma che forse non rappresentano appieno questa coppia qui. Perché questa coppia che abbiamo qui davanti, Luigi e Manuela, sono persone piene di valori, ricche di valori, ne hanno da vendere di valori. Quindi io, oltre a questi, mi sono sentito di aggiungerne altre tre di valori: il rispetto, la sincerità e l'umiltà, tratti che vi contraddistinguono da tutti questi anni, perché posso dire, forse anche io umilmente, mi avete visto crescere, quindi per me è solo che un onore oggi essere qua. Forse qualche tempo fa in via ufficiosa un sì ve lo siete già detto, oggi il sì sarà in maniera ufficiale. Per questo ho voluto prendere una frase che mi ha colpito di Paul Éluard, che diceva così: è a partire da te, in questo caso è a partire da voi, che ho detto sì al mondo. Ora partirà una piccola lettura condivisa tra Luigi, appunto, e Manuela. Prego. Nel silenzio della notte io ho scelto te, e nello splendore del firmamento io ho scelto te, nell'incanto dell'aurora io ho scelto te, nelle bufere più tormentose io ho scelto te, nell'arsura più arida io ho scelto te, nella buona e nella cattiva sorte io ho scelto te, nella gioia e nel dolore io ho scelto te, nel cuore del mio cuore io ho scelto te. A D9 del mese di settembre alle ore 17 nella casa comunale di Chioggia presso Palazzo Carlo Goldoni. Lei è Malusa Gigi, nata a Chioggia il 5 maggio 1959? Sì. Lei è Surace Manuela, nata a Reggio di Calabria il 21 marzo 1978? Sì. Per debito d'ufficio e loro norma do lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile. Articolo 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti alla famiglia stessa, della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147. Dovere verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istituire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis. Lei, Malusa Luigi, è contento di prendere per moglie la qui presente Surace Manuela? Sì, lo voglio. E lei, Surace Manuela, è contenta di prendere per marito il qui presente Malusa Luigi? Sì, lo voglio. In seguito alle risposte affermative, in nome della legge, dichiaro che il signor Malusa Luigi e la signora Surace Manuela sono uniti in matrimonio.
chiamiamo pure le damigelle. È conservare quel sogno d'amore anche dopo la sua trasformazione in realtà, perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola. Grazie a tutti voi che oggi con la vostra presenza, i vostri sorrisi, le vostre emozioni, siete stati partecipi della nostra felicità. Un pensiero speciale va a chi, non essendo più con noi, ci guarda con amore, sorridendo. Gli accompagnatori degli sposi, è giusto sottolineare, sono stati Papà Natale e Lorenzo e Martina. I testimoni, Martina Malusa e Maria Concetta Surace, le damigelle Rossella Surace e Maria Concetta Surace, la damigella Ianelli Nuziali, Vittoria Caruso. La celebrazione del rito è stata a cura mia, Matteo Boscolo Menevolo, musica e voce a cura di Alex Bacci e Morris Bacci, Luigi e Manomera. L'anno 2023, al 9 del mese di settembre, alle ore 17 e minuti zero, nella casa comunale Palazzo Goldoni, in una sala aperta al pubblico, avanti a me, Boscolo Menegolo Matteo, consigliere comunale, ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chioggia, per delega avuto, vestito in forma ufficiale, sono personalmente comparsi. Malusa Luigi, nato in Chioggia il 5 maggio 1959, residente in Chioggia, cittadino italiano. Surace Manuela, nata in Reggio di Calabria il 21 marzo 1978, residente in Chioggia, cittadina italiana. I quali mi hanno chiesto di unirli in matrimonio e a questo effetto mi hanno presentato il documento sottodescritto, che munito dal mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro, insieme con quelli già prodotti all'atto della richiesta della pubblicazione. Dall'esame di tutti gli anzidetti documenti, risultatomi nulla ostare alla celebrazione del matrimonio. Ho letto agli sposi gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile, quindi ho domandato allo sposo se intende prendere in moglie la qui presente Surace Manuela e a questo si intende di prendere il marito il qui presente Malusa Luigi. Ed avendomi ciascuno risposto affermativamente, a piena intelligenza anche dei testimoni sottoindicati, ho dichiarato che i medesimi sono uniti in matrimonio. A questo atto sono stati presenti quali testimoni Malusa Martina, nata in Chioggia il 5 luglio 1993, residente in Berlino, Germania, e Surace Maria Concetta, nata in Reggio di Calabria il 30 settembre 1972, residente in Chioggia. Il documento presentato è il certificato della pubblicazione eseguita in Chioggia dal 12 luglio 2023 al 20 luglio 2023, senza opposizione. Gli sposi, alla presenza degli stessi testimoni, mi hanno dichiarato di scegliere il regime della separazione di beni a nome dell'articolo 162, secondo comma, del Codice Civile. Il presente atto viene letto agli intervenuti, i quali tutti insieme con me lo sottoscrivono.
Prima di terminare appunto questa meravigliosa unione, che la testimone Martina Marusa voleva dire due parole. Quindi Martina. Ciao a tutti, oggi è un giorno molto speciale in cui celebriamo il matrimonio di Luigi, mio papà e Emanuela. È un grande onore per me essere qui come testimone per mio papà in questa occasione unica. Vorrei iniziare di certo quanto sia emozionante vedere mio papà iniziare questa nuova fase della sua vita ed essere qui a condividere questo momento con tutti voi. È sempre bello vedere come l'amore può crescere e abbia portato entrambi a questo momento speciale. Mio papà è una persona tranquilla, ma con un'anima attiva e avventurosa. Manu ha portato con sé il suo calore e la sua dedizione dalla sua terra d'origine, ma ancora più speciale è il suo profondo attaccamento alla famiglia, che si è estesa a tutta la nostra famiglia allargata. Oggi appunto siamo qui a celebrare questa unione che rappresenta la forza delle relazioni della famiglia. Inoltre non è solo il legame tra due persone straordinarie, ma anche il consolidamento dei legami tra le nostre famiglie che si è rafforzato nel corso degli anni. Inoltre oggi vorrei anche celebrare il legame tra me e mio fratello. Questo matrimonio ci unisce ancora di più, dimostrando che la famiglia non è definita solo dal sangue, ma anche dalla forza dell'amore e dai legami che si costruiscono nel corso della vita. È un richiamo per tutti noi a celebrare la diversità e la ricchezza delle nostre relazioni familiari, poiché sono proprio queste differenze che ci rendono unici e speciali. Oggi perciò celebriamo l'amore tra Emanuele e mio papà, il momento in cui due persone decidono di unire le loro vite con tutto ciò che comporta, affrontando sia sfide che gioie della vita assieme. Sono perciò curiosa di vedere come affronteranno questa nuova avventura, ma spero che sia ricca di amore, risate e soddisfazioni. Congratulazioni. Ancora, Grazie.